Cucciarelli. Acerbi, sembra adesso Luca 4-3-3 quello dell'Empoli, Zielinski a destra e Cucciarelli a sinistra. Sì. Peluso. Sì, credo che si siano disposti anche per sfruttare le loro caratteristiche. Sono due trequartisti, l'abbiamo detto, non nascono con quelle caratteristiche lì. Si sono sistemati uno sul centro-destra, uno sul centro-sinistra a sostenere Michelizze, anche per favorire il possesso palla dell'Empoli, che ha superiorità numerica in mezzo al campo adesso, avendo Sassuolo solo due centrocampisti di ruolo. Vessino, Zielinski, grande giocata, entra in area di rigore, Zielinski cade e conclude Consigli. Si è perso l'equilibrio, probabilmente leggermente sbilanciato da Peluso, ecco, vedi, con il braccio all'altezza della spalla, in ogni caso riesce a calciare. Floro Flores supera Isai, va verso il destro, la lascia a Teider, ancora Floro Flores al limite, Floro Flores, Rugani gli mette il piede davanti e lo blocca. Messiroli, Gazzola, Messiroli vicino Berardi, servito, gioca di sponda, prende un calcio. Valdifiori, Croce, supera Messiroli, non Acerbi, va giù, la ritrova e prende di nuovo il fallo, come prima. Bravissimo Croce, bravissimo, ancora una volta in questo momento quello di cui ha bisogno l'Empoli è proprio quello di congelare in certi momenti il pallone, il possesso del pallone, no? Che abbiamo visto come sia una squadra che non riesce a cambiare ritmo alla propria partita. Lazarevic sta per entrare nel Sassuolo, terzo ed ultimo cambio. Altro esterno, probabilmente o esce Zazza e Floro Flores fa fare il centravanti insieme a Floccari e Lazarevic si mette qua sulla destra, o se no esce Berardi. Tra l'altro l'ho visto anche abbastanza nervoso, probabilmente Di Francesco ha pure timore che magari si faccia in qualche maniera, vada incontro a qualche provvedimento disciplinare.